Sono stati mesi neri quelli appena trascorsi nelle campagne dell'Aretino, dove si sono consumati tre drammi. Tre persone hanno infatti perso la vita in appena un mese. Il primo incidente mortale è avvenuto in Casentino, dove a perdere la vita è stato un 44enne. Altre due tragedie invece si sono consumate nelle campagne del Valdarno, vittime degli incidenti un 73enne e un 63enne. Simili per molti versi le dinamiche degli infortuni mortali. Le tre vittime sono infatti decedute dopo essere state schiacciate dal trattore sopra il quale stavano lavorando. Alla base manca la formazione sulla sicurezza, sia per quanto riguarda il lavoratore dipendente che il piccolo proprietario, soprattutto il piccolo proprietario. Poi c'è un problema anche di parco macchine, nel senso la questione dei trattori. Molti trattori non sono a norma. Va capito, bisognerebbe fare un censimento delle macchine agricole per capire anche se siamo oggi nella condizione di lavorare tutti nella sicurezza totale. Trattore a norma si intende che deve avere una gabina di protezione, soprattutto quella, perché ovviamente la maggior parte degli infortuni avviene per un ribaltamento del trattore, quindi non avendo una protezione, quindi questa gabina, il lavoratore rimane schiacciato. E sempre in appena un mese la provincia di Arezzo è stata toccata anche da altri gravi incidenti, sempre dovuti al ribaltamento di trattori. L'agricoltura è uno di quei settori dove ci sono molti stagionali. Essendoci stagionali, magari abbiamo anche poco tempo di formarli. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Mi preoccupa molto le ultime uscite del governo quando si parla di reintrodurre i voucher. Bisognerebbe rispettare la legge 199, che è la legge contro il caporalato, perché comunque questo rappresenta lavoro nero sommerso. Ecco, se facciamo attenzione a questi aspetti, forse potremmo ridurre in modo sostanziale gli infortuni sul lavoro.